quando si dice le colonne portanti della radio, i capitelli e la colonna. Ragazzi, Antenna Blu, a tutti gli amici di Antenna Blu abbiamo incontrato, abbiamo scovato Awanagana, chiaramente la storia che parte da Radio Monte Carlo con quel programma. Eravamo bambini, no? Eravamo bambini, noi del 68, perché era il millennio scorso. Awanagana era il motto, no? Era il programma, motto. Esatto, esatto. Allora, però la radio all'epoca era libera, ma libera veramente? Diciamo che noi, come insieme agli altri, un manipolo di altri colleghi, speaker, eroi, diciamo che abbiamo buttato un sasso nell'acqua e abbiamo fatto un bel, si può dire, casino? Sì. Beh, direi di sì. Diciamo che abbiamo dato da oltre confine un'idea nuova di radio, di modo di far radio, di mandare messaggi. Per cui sì, mi sento un po' responsabile insieme agli altri colleghi di aver aperto la strada a quello che sono state le radio private, poi i DJ, i disc jockey, eccetera. E quando uno fa può anche sbagliare, però nella media sono abbastanza contento di quello che abbiamo fatto. Voi tra l'altro eravate veramente dei pionieri, il mestiere ve lo siete inventato, perché molti hanno scimmiotato dagli americani. Sì, no, noi avevamo voi invece questa maniera più europea. Più europea, esatto. Più europea, Radio Luxembourg, diciamo. Sì, esatto, sì. Beh, ti dico, a me è successo nella vita, sia nella radiofonia che nella animazione, perché ero capo animatore, nel portare in Italia, perché ho aperto il primo villaggio Valtour quando c'era ancora l'Italia, certo, dentro, per una nuova concezione di villaggio che non era quella francese del club che ho conosciuto il proprietario, avevamo parlato, però era un concetto meno, tra virgolette, alberghiero, certo, era un po' più rude, un po' più... Sì. Invece in Italia i villaggi con l'animazione sono nati tenendo più conto dei clienti, sì, perché in alcuni villaggi francesi, il Club Med, soprattutto quello che c'è in Corsica, venivano selvaggiamente aggrediti i clienti, invece la filosofia invece del club italiano, del villaggio, era non violentiamo i clienti, coinvolgiamoli, ma diamogli la responsabilità, certo, anche della propria privacy, eccetera. Giusto. Per cui diciamo sia radiofonicamente, ciao fratello, scusate, guarda chi è, inquadralo. Vieni a trovarci. Vieni. No, venga qua un secondo, perché qua parlavamo stranamente di una radio. Ciao. Siete Antenna Blu? Certo, siamo noi. Siamo noi. Scusate se vi presento, Maurizio Di Maggio. Hello, una splendida giornata di sole sul Principato di Monaco. Come vedete abbiamo gli ombrelli. Però sì, radiofonicamente lo potevamo dire prima, televisivamente ormai è andata. È così. Il passato e il presente di Radio Monte Carlo. No, diciamo però il passato. È vero, perché neanche tu ci sei più ormai. No, come no, io ci sono, siamo fondo scala. Fondo scala. È tutta una storia. Notizie di agenzia che può, sì, no, non si sa, forse vedremo. Non vi annunciamo niente. Non lasciatevi cantare da Awanagana, no. Un mago incantatore. Lo sappiamo. E comunque, ciao ragazzi. Ciao Maurizio. Grazie. Buon lavoro. Grazie mille. Beccato al volo. Fra tutte e due quanti anni di radio abbiamo? Diciamo. Io sono un Highlander ormai, praticamente. Tra l'altro mi permetto di voler anche ricordare Roberto Arnaldi, ma non soltanto per il fatto radiofonico, perché sia tu che Roberto Arnaldi, grandi colleghi, grandi amici, avete in comune anche il discorso musica. Cioè Roberto aveva inciso degli album, La Liguria. No, non solo, ha scritto anche per Dalida. Per Dalida, esatto. Ce n'è parecchio da raccontare, ma noi nei nostri programmi underground, quegli alternativi della notte, e di questo vi ringrazio, passiamo spesso queste nozioni perché ci piacciono. Poi anche Mirko sa di che cosa sto parlando, però anche tu chiaramente sei nel mondo musicale, sì, sei un po' uno chansonnier, hai quest'altra, cioè quest'anima doppia. Però sì, sempre musicale. No, io ho tenuto parallelamente al mio mestiere, perché lo tengo, non dico più pulito, però meno coinvolta nella parte commerciale.
Io nasco come musico folclorico latinoamericano, da cantanti poeti latinoamericani. Prego, buongiorno. Attenzione. No, benvenuto, no, per carità, andavamo. Un fantasma. No, un fantasma. Fino alla rumba flamenca, perché da ragazzo in Camarga tutti i rumberi catalani, di origine catalana, tipo Nicolai Pacciai, conosciuti come Gypsy King oggi, Manitas de Plata, Manolo, eccetera. Quindi ho questo duplice aspetto. Che noi apprezziamo da vecchi divoratori sia di radio che di musica, anche di cantautorato francese, perché sì, Brassens è nel mio cuore da sempre. Invece io volevo fare un excursus invece su un passato altrettanto noto del nostro amico Buonagana, che è il passato televisivo, Disco Ring, sì. Domenica In, certo. Pezzettini. Beh sì, ma anche lì pezzi di momenti storici. Momenti storici. Diciamo così. E poi anche fiction. La passerà Ronnie Jones tra Ronnie Jones che ragazzi uno dei 10 DJ della puntina veloce, sì, non solo dalla puntina ma anche da una canna, ragazzi, una voce, una presenza, musicista bravo. Infatti abbiamo detto che se dovessimo intervistarlo lo lasciamo fare una donna, perché comunque sfigureremo. Fai solo ha una voce, guarda, poi canta bravo. Il ragazzo ci sa fare, però non eri nella Band of Jocks. No, lui era su Rai 1. In quel periodo, esatto, lui era un'altra storia, e noi guardavamo sia Disco Ring che Popcorn, esatto. Eravamo un po' di qua e un po' di là, sì, diciamo. Adesso ho gli anelli, ma non so se. Vai. Aspetta. Vai. ragazzi. Grande Buonagana. Invece al presente, 2016, che fa Buonagana? E nell'etere l'abbiamo detto. CL, quindi? Non Comunione Liberazione, non cerco lavoro. Ah, cerchi lavoro. Cioè, guarda, da noi un posto libero c'è, sì? Ce l'abbiamo. Beh, ragazzi, parliamone. Parliamone. Io nella vita non ipoteco mai il futuro e dico, parliamone. Cosa ne pensi? Sì, dimmi. Non assomiglia un po' a Nick, The Night Fly. Me l'hanno detto, Ce l'ha, ce l'ha. Figlio illegittimo, non si sa mai. Ma in realtà sono rivendica. Io. Cosa ne pensi delle nuove generazioni di radiofonici invece? Ultime c'è proprio. Del buono e del cattivo, c'è del bello e del brutto, per carità, però va bene così. Io sono sempre stato per le alternative, per cui ragazzi, diamo delle alternative, non facciamo tutti la stessa cosa. Bravo. E può piacere o non piacere, non si può piacere a tutti, quindi diamo quello che sentiamo, soprattutto onestamente. Ok, parole sante. Noi ringraziamo Buonagana per questo intervento qui da Antenna Blu, Antenna Canale Blu. 16, in Liguria, quindi abbiamo anche lui. Sanremo continua, chiaramente noi andremo in giro a cercare di scovare un po' di tutto. Intanto io mi distraggo. Sì, anch'io. Mi distraggo spesso da queste parti. È facile distrarsi. Un altro. Scusate, un altro super ospite di Sanremo, perché Sanremo è Sanremo, ma Sanremo è Sanremo anche grazie alla radio e grazie agli eroi che l'hanno fatta. Grazie a voi. Blu, grazie. Ciao, grazie.